Bene amici, bentornati. Avrei voluto farvi la recensione del G3, ma tra corriere e negozio non mi hanno ancora consegnato nulla. Così oggi dovrete sorbirvi un video un po' diverso e che, insomma, pone un argomento un po' diverso. Potete vedere tra le mie mani un telefono vecchio. In realtà ho rubato il vecchio telefono di mia madre, che è questo, un vecchio Samsung Galaxy R. Per fare questa piccola prova, speriamo non se ne accorga comunque. E soprattutto vi vuole far vedere una piccola cosa, e questo piccolo video serve soprattutto perché, ecco, guardatelo, vabbè, aspettate, aspettate, ok. Un vecchio telefono. Guardate come va piano, guardate. Questa è una vecchissima versione di Android, parliamo di Screen Sandwich. Tra l'altro personalizzata da Samsung, una pessima TouchWiz. Vi siete mai fermati a pensare? Certo, però bella la semplicità di iOS. Bello lo stile, però peccato che sia chiuso. Beh, questi forse sono un po' più pensieri da geek come me. Oppure non so, c'è qualcuno di voi che una volta aveva l'iPhone e che poi per qualche motivo l'ha perso, dovuto cambiare telefono, non ha potuto comprare un altro iPhone, ha preso un Android abbastanza, come dire, adesso cito il maestro Galeazzi. Abbastanza cessoso, eh? Si può dire cessoso. Beh, l'ho detto. E così si tenta un po' un pesce fuor d'acqua perché non si trova. E magari gli manca il look and feel di iPhone e di iOS. Beh, per tutti quelli che appartengono a una di queste due categorie, io ho una cosa, magari la conoscono, magari no, che vorrei far vedere. Ritorniamo al nostro terribile telefonino, ecco ve lo metto a fuoco. Guardate la sua lentezza. Questo è, come dicevo, un vecchio ice cream sandwich. Esiste un programmino che si chiama, è un launcher in effetti, si chiama Espier o Espier, boh. Espier Launcher. Eccolo qui. Potete vederlo in tutta la sua maestosità. Adesso, se io premo qua, guardate che succede. Che succede? Oh! Guardate. È scomparso l'app drawer, cioè il menu delle applicazioni. Sono uscite tutta una serie di simpatiche icone in stile flat. Abbiamo le notifiche con il trascinamento dal basso. Abbiamo niente, non me lo vuole far vedere. Guardate i contatti, vi dice nulla? Vogliamo provare a telefonare? Guardate qua. Le icone, ma soprattutto guardate la fluidità di questo telefono rapportandola a quello che avete visto prima. C'è un po' di tutto, è una suite di programmi. Sono, vediamo un po', 1, 2, 3, le impostazioni, i messaggi in stile Apple. Guardate, ok. E anche, tra le altre cose, la lock screen dell'iPhone. E soprattutto vi faccio notare che rispetto a prima va decisamente più veloce. Certo, alcune applicazioni, è tutto gratuito, eh? Alcune applicazioni vi rimandano comunque, per esempio, il lettore musicale.
vi manda poi al player di Android della Samsung, che rimane quello che era. Però guardate, tra l'altro rimangono le vostre vecchie impostazioni. Questo è il vecchio dialer della Samsung, abbastanza orrendo, questo vecchissimo, e questo è il nuovo. C'è un po' di tutto, ci sono anche, ecco, questo volevo farvi vedere facendo le funzioni dal basso. Qua si attiva il menu a tendina con un po' di funzioni, un po' di scorciatoi, la fotocamera. Insomma, perché dico di provare su telefoni un po' accessosi? È perché, a parte che se avete un telefono o comunque i soldi per un ottimo telefono, si presuppone che magari possiate pensare di prendere direttamente l'iPhone se proprio avete questa mancanza. E anche perché diciamo che seppure sia tutto disinstallabile senza root e senza niente, va a sostituire tutta una serie di funzioni di Android, il dialer, i messaggi, la rubrica dei contatti, ce n'è per tutti i gusti. Per cui potrebbe essere un po' dannoso. Insomma, so di telefoni che non si sono più riaccesi, quindi insomma usatelo con cautela. Però vi ripeto, come dialer è veloce, è una bella suite di programmi. Voi cominciate a scaricare questo programma qua, cioè Aspire o Aspire, non ho proprio idea. Vi cambia almeno le icone e lo stile, vi cancella l'app drawer e vi dà un tocco un po' più Apple style al telefonino, oltre che renderlo più veloce. Poi volendo si può andare a scaricare anche la lock screen, il programma per il dialer, appunto, il programma delle impostazioni, il lock screen e tutto. È tutto gratis, almeno con delle piccole ad, le potete vedere qua sopra. Non è che dia molto fastidio. Se proprio volete, potete comprare la versione a pagamento e togliete di mezzo l'ad. Questo è Aspire, il launcher Apple Style per avere il pezzotto dell'iPhone sul telefono cessoso. E un saluto da Giso e alla prossima. Ciao!